Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo nuovo appuntamento eh, dove oggi torniamo a parlare di crisi della Chiesa e lo facciamo insieme a Don Curzio Nitoglia. Buonasera, Don Curzio. Buonasera. Dunque, in questo episodio eh, ho chiesto ad un curzio di aiutarmi a commentare una serie di avvenimenti elencati in un libro. Eh, questo libro è stato, mh, si chiama intanto Il colpo da maestro di Satana, ed è di Monsignor Lefebvre. In realtà è una raccolta di scritti e, e omelie che ha fatto Monsignor Lefebvre e insomma è molto utile perché in questo mh, insomma riesce a rac racchiude ecco in poche pagine quelli che sono stati gli eventi cruciali che hanno caratterizzato il, il concilio. Ecco, eh, ora cito testualmente, presi separatamente questi, questi eventi, ecco, potrebbero sembrare insignificanti, ma che, alla luce del nuovo umanesimo, assumono un significato sbalorditivo. Ecco, alcuni dei punti che tratteremo, Don Curzio confermerà, richiederebbero sicuramente più attenzione, per cui magari in futuro, se riusciamo, ecco, eh, dedicheremo episodi specifici eh, per approfondirli. Oggi invece cercheremo di essere sintetici per dare una, una visione d'insieme delle situazioni descritte dalle fevre. Ora, come dicevo, alcuni di questi eh, eventi magari oggi possono sembrare ecco, risibili, perché probabilmente oggi ecco, se ne sono fatti anche di peggiori negli ultimi anni. Però ecco, ci vorremmo soffermare sul fatto che, insomma, sull'impatto che ebbero allora eh, soprattutto tutti insieme. Dunque, Don Curzio, i primi due eh, elencati da Monsignor Lefebvre sono la visita all'ONU e appoggio dato a colesta organizzazione massonica e nemica di tutto ciò che è cattolico e visita al salone delle religioni dell'ONU, vero tempio massonico. Ecco, Don Curzio che cos'è l'ONU brevemente e che, che significato ha avuto questa, questi, questi eventi? È un'associazione internazionale e mondiale fondata nel 1945 che ha come scopo quello di unificare gli uomini, le religioni, gli stati sotto apparenza di voler la pace. Quindi si premura di evitare le guerre, ma la pace che vuole non è la pace di Cristo nel regno di Cristo, ma è un irenismo, un ecumenismo, un mondialismo che unisca tutti gli uomini e che tolga tutto ciò che differenzia una religione dall'altra, una concezione filosofica dall'altra. Quindi è davvero un'associazione di stampo massonico o paramassonico che fu visitata purtroppo da Paolo VI. Ora, quello che dicevi tu, certo, sono fatti oggi come oggi fanno quasi ridere, però avvengono 60 anni fa, nel 65, e si assiste a questa precisione chirurgica di Paolo VI che. Ha smantellato pezzo dopo pezzo tutti i pilastri fondamentali su cui fondava la Chiesa Cattolica. Questa visita all'ONU è soltanto un così uno spalancare le porte, aprite le finestre e fate entrare il vento del mondo della modernità. Fu il discorso di Giovanni XXIII. E contro il fatto non vale l'argomento. Giovanni XXIII, anche perché è morto subito, non ha avuto il tempo di mettere in pratica quello che aveva ideato. Paolo VI poi ha messo in pratica le idee di Giovanni XXIII, per cui si potrebbe dire che eh, Paolo VI sta a Giovanni XXIII come Lenin sta a Marx. Marx ha teorizzato il marxismo. Chi però l'ha messo in pratica è stato Lenin. In un certo senso ci vuole più genialità, più fermezza, più lungimiranza, più capacità per mettere in pratica una cosa che per pensarla. Perché la fede senza le opere è morta e così una fede deviata, senza opere cattive, non porta. All'effetto che vorrebbe ottenere. L'effetto è quello di distruggere un complotto contro la Chiesa. C'è quel bel libro eh, di Maurice Pinet, che è uno pseudonimo, che è stato ristampato da FDF. È un libro molto bello che fa vedere come questo complotto, che, si è, che è nato già ai tempi degli Apostoli, poi pian piano è andato avanti e. Il libro che uscì nel 62, che fu scritto già nel 60, prevedeva quello che sarebbe successo col concilio. Ecco che il post-concilio ha esplicitato tutti gli errori che erano contenuti implicitamente nel concilio. L'astuzia dei modernisti è stata questa: dire è un concilio pastorale, non è dogmatico. Quindi non dategli troppo peso, dicevano i padri. Del Cetus Internationalis perché è soltanto pastorale, per cui, poi, una volta che è, è stato votato, è stato ratificato, promulgato, allora è diventato un concilio ecumenico e intoccabile. E questo concilio ha teorizzato quello che poi nel post concilio è stato esplicitamente messo in pratica. La visita all'ONU e al Salone delle Religioni è la pratica abominevole di ciò che noi troviamo scritto in Dignità di diciamo, sumane persone, sulla libertà religiosa. Quindi, ogni persona ha diritto alla propria religione, anche di propagandarla in pubblico, non c'è più la tolleranza della falsa religione dell'errore, verità e errore hanno gli stessi diritti, l'errore non ha diritti, può essere tollerato per evitare errori più grandi e invece ecco che qui si assiste proprio al ribaltamento della dottrina al Concilio con la dichiarazione di dignità umane del 7 dicembre 1965 e Monsignore Lefebvre ci fece vedere, aveva ritrovato lo schema che presentarono il Cardinale Ottaviani, era uno schema di circa 100 pagine, con oltre 200 note della scrittura dei padri della Chiesa del Magistero, e lo schema favorevole alla libertà religiosa che presentò il Cardinal Bea, poche pagine, 4-5 pagine. Qualche citazione della Santa Scrittura mal interpretata, nessuna citazione di nessun padre e del Magistero, anche perché, come in, in nostra etate, i rapporti tra cristianesimo e ebraismo, non c'è una citazione di un padre, di un papa, Il, la tradizione non c'è, è stata cancellata perché non si trova una sola citazione favorevole a a questa parità o discendenza del cristianesimo figlio minore dall'ebraismo. Allora ecco che qui all'ONU Paolo VI mette in pratica e fa capire come l'interpretazione della rottura con la tradizione sia la vera. Anche Paolo VI ha parlato di ermeneutica, non ha utilizzato questo termine. C'è continuità tra concilio e tradizione, non c'è rottura. Però quando poi ha agito, ha agito sempre in maniera di far rimarcare la rottura che oramai si era verificata col Concilio Vaticano II. Per cui, come con Gesù si è assistito a una bipartizione della storia prima di Cristo, dopo Cristo, con il concilio prima del concilio, dopo del concilio. E i fatti stanno lì, non si possono negare. Io la teoria la posso interpretare, la posso edulcorare, la posso rigirare come voglio, ma il fatto è quello ha visitato l'ONU, nessuno ne può dubitare, ci sono le foto. Ha visitato il salone delle religioni, quindi non c'è da meravigliarsi se poi nell'86 Giovanni Paolo II ad Assisi riunisce tutte le religioni. Nel 65, io non sono forte in matematica, penso siano 20 anni prima, e Paolo VI aveva fatto la stessa cosa. E quindi ecco la gravità di questi fatti. I fatti hanno la testa dura, più li nego e più loro si impongono. Non posso dire che dignità disumane è in continuità con la tradizione perché questi due atti pubblici e solenni di Paolo VI nel 65, appena due anni dopo la sua elezione, finito, appena finito il concilio, sono atti di rottura. Don Curzio, un altro fatto, eh, questo forse, come dire, fatto per eccellenza, che dimostra la volontà. Di cedere il passo al mondo è l'abbandono della tiara, segno del potere pontificio, sì. La tiara allora sono tre corone, e quindi è il simbolo che il Papa, solo il Papa, ha la pienezza del Magistero, dell'Imperio e del sacerdozio. Poi il Papa dà ai Vescovi quando li consacra. Il sacerdozio gli dà la giurisdizione ma solo a ogni vescovo sulla sua diocesi. È solo il Papa che ha una giurisdizione, la quale gli viene direttamente da Dio, non tramite l'Episcopato o il Cardinalato. I cardinali scelgono un nome, questo nome una volta che accetta dice sì, accetto, allora Dio direttamente gli dà il potere, che non passa attraverso i cardinali. Mentre il Papa sceglie un vescovo, gli dà il potere, il quale arriva al vescovo da Dio tramite il Papa, per cui se questo vescovo viene meno nella fede o amministra male la sua diocesi, il Papa lo può deporre, ne ha tutto il potere. La tiara rappresentava questa pienezza del potere del Papa, il Papa ha il magistero. È infallibile da solo, può unire a sé se vuole, non è obbligato, i Vescovi, e li fa partecipare perché vuole, non perché deve, alla sua infallibilità che gli è data da Dio. Il Papa ha il sacerdozio e lo dà ai Vescovi, e i Vescovi poi lo trasmettono ai sacerdoti, e il Papa ha l'imperio, è lui che comanda nella Chiesa. Non sono i Vescovi. Anche lì il Papa può associare a sé i Vescovi per far delle leggi, ma non è obbligato. Quindi può fare da solo il dogma dell'Immacolata Concessione, il Papa l'ha definito da solo. L'infallibilità l'ha voluta definire durante il Concilio assieme a tutti i Vescovi. Perché lui ha voluto così, non perché dovesse così, perché i vescovi fossero necessari per definire una verità. Questo è qualcosa che ha lasciato alla discrezione del Papa. Ora, deporre la tiara va nella linea della collegialità. La eh, collegialità: il Papa non è più il primo che ha un primato di giurisdizione su tutti i vescovi di tutto il mondo, che governa tutta la Chiesa lui da solo, ma è un primus inter pares, è un primato di onore. E quindi ecco che Papa e Episcopato stanno grosso modo sullo stesso piede. Il Papa ha qualche blasone di più. E, e il fatto che lui abbia dato la tiara ha voluto far capire che la dottrina del Vaticano II, la quale Lì ci fu la disputa tra i padri, come c'era stata in dignità di Suomane e nostre tate, è rottura o è continuità? E Paolo VI disse no, fece la nota previa quando si parlava di collegialità. Eh, certo, il, i vescovi sono un ceto, ma stanno sotto il Papa, dipendono dal Papa. Questa nota previa, però, fu pubblicata sull'Osservatorio Romano, non sui decreti. Del Concilio Vaticano II, quindi in senso stretto non fa parte del Concilio. Poi all'atto pratico, abbandonando la tiara, fa capire che c'è rottura tra quello che dice Lumen e quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Un'altra nota dolentissima, Don Curzio, il rifiuto di condannare al Concilio il comunismo. Sì, e lì il comunismo faceva paura nel 65, in Italia nel 48 faceva ancora più paura perché si ammazzava ancora. Parecchi parroci furono uccisi dai comunisti, dai partigiani nel triangolo Bologna, Reggio e Modena. Furono uccisi da partigiani comunisti. Pio XII non fece nient'altro che ribadire la dottrina tradizionale. Il comunismo è marxismo, quindi è ateismo, è materialismo. Un cristiano battezzato che cambia totalmente religione passa da una all'altra sostanzialmente diversa è apostata. Quindi, se io da cristiano mi faccio musulmano o ebreo sono apostata. Se invece mi faccio Protestante o ortodosso sono eretico o scismatico. Allora ecco che se cambio religione sono apostata e ipso fatto cado sotto la scomunica per far capire agli uomini la gravità di questo atto di passare al comunismo dottrinale. Perché il Papa ha specificato bene questa scomunica riguarda coloro che sanno che cos'è il comunismo e che vi aderiscono recentemente ci sono state delle persone in buona fede per ignoranza che hanno visto nel comunismo un'arma per difendersi dallo sfruttamento del supercapitalismo del liberismo naturalmente questi non cadevano sotto la scomunica però il papa ha voluto far capire la gravità del gesto ora anche qui un atto, un atto di rottura. Se Pio XII scomunica, se i confessori dovevano negare la soluzione ai comunisti militanti, coloro che votavano Partito Comunista sapendo che cosa fosse il comunismo, il che va da sé, perché se io non credo in Dio, se io sono materialista, se sono ateo, come faccio a ricevere la soluzione? E allora ecco che mi rifiuto di condannare. Questo non significa che abbia detto che il comunismo era buono, però questa paura del mondo, questa volontà di omologarsi al mondo e al, al dragone rosso che allora dominava il mondo, oggi è il mondialismo, oggi è l'americanismo, oggi è il sionismo. Allora nel 1948 era l'Unione Sovietica. E in Italia poteva far paura relativamente perché facevamo parte del patto atlantico, quindi eravamo difesi dall'America e l'Unione Sovietica non avrebbe avuto la forza di sopraffare l'America, però certamente poteva destare qualche remora dover condannare il comunismo. Paolo VI non volle assolutamente. E quindi scatenò l'ire per esempio di Monsignor Tuc che ebbe il fratello Godin Tiem, che era il presidente del Vietnam, ucciso dai comunisti, dai Khmer. Lui si salvò perché era venuto a Roma per il concilio. Il fratello fu ucciso. E lo andò da Paolo VI ce lo raccontò padre Barbara che glielo disse Tuc stesso, a chiedergli la condanna del comunismo. Paolo VI disse: no, non se ne parla. Tuc, che era orientale. Che aveva perso il fratello, prese il calamaio e glielo tirò. E lo prese nella talare che da bianca diventò nera. Quindi, questo è, questo è anche uno dei motivi per cui Paolo VI eh, aveva paura di ricevere Monsignor Lefebvre perché gli dicevano i monsignori della Curia che Monsignor Lefebvre era come Tuc e avrebbe rischiato di prendersi un secondo calamaio cosa che non era assolutamente vera e infatti quando lo ricevete a castel gandolfo lo ricevete con benelli e viglio a destra e a sinistra queste sono le cose poche oh, certo non è un atto bello tirare il calamaio al papa per carità però bisogna anche capire questa persona che era sconvolta da quello che era successo lo sterminio di tutta la sua famiglia e vedere il Vicario di Cristo, che si rifiuta di condannare queste abominazioni, può davvero far montare il sangue alla destra, soprattutto in un orientale che sono abbastanza fumini. Anche perché, come la famiglia eh, del Cardinale, ce ne sono state centinaia di migliaia, quindi mm. non, era, insomma, non è la questione di un fatto isolato, ma stiamo parlando del comunismo. Okay. Don Curzio, eh, prossimo fatto, ecco qui stiamo parlando di fatti, ricordo, eh. importuna presenza degli osservatori di ogni religione alle sedute del concilio. Ecco, Don Curzio, un attimo una riflessione. Ognuno di questi punti, la Chiesa, già solo fino a Pio XII, avrebbe fatto l'opposto di ognuno di tutti questi punti. Avrebbe fatto dove la Chiesa post-conciliare non ha fatto e non avrebbe fatto dove la Chiesa postconciliare in effetti ha fatto. Prego. Ora, dunque, al Concilio Vaticano I furono chiamati, ma come semplici osservatori senza diritto di parola, gli ortodossi, e affinché si sperava si convertissero. C'era tutto un altro, e gli si diceva tu vieni, guarda, Ascolta, informati e cerca di ritornare all'unica vera Chiesa. E questi invece, questi osservatori del Vaticano II avevano anche il diritto di dire la loro, non pubblicamente nell'assise dentro San Pietro, ma poi nelle riunioni che si facevano tra teologi, potevano intervenire come intervennero i sei pastori calvinisti. Nella stipulazione del nuovo Sordo Miss. C'è quella foto che è stata pubblicata dal, da Reno si getta del Tevere, poi è stata presa da Da Silvera la messa di Paolo VI, Cosa Pensarne, in cui si vede Paolo VI circondato da questi sei calvinisti che sono sull'Eucaristia i protestanti più radicali, e purtroppo è, è davvero un'altra. Che se io chiamo qualche d'uno affinché ascolti la verità e poi si converta è un conto se io lo chiamo per poi affinché possa influire parlare allora no è tutto un altro discorso prossimo punto nomina di quattro moderatori cosa hanno fatto don curzio anche questi moderatori ecco le fevre lo spiega lo spiega anche abbastanza bene in questo libretto Adesso non ricordo esattamente i moderatori all'inizio, siccome il concilio era stato preparato dalla curia, dal cardinale Ottaviani, sotto naturalmente il patrocinio del Papa Giovanni XXIII. Poi avviene il colpo di Stato e quindi la fase antepreparatoria fu gettata al macero e si cominciò una nuova fase in cui l'elemento preponderante era quello dell'Episcopato nord-europeo, soprattutto olandese, francese, tedesco, che erano molto progressisti e i moderatori erano quattro, di cui uno era, mi sembra che fosse Agajanan, abbastanza conservatore, gli altri erano tutti e tre, ultra, ultra, ultra. Progressisti e modernisti, e naturalmente misero in minoranza la Curia romana, il Santo Uffizio, che era la congregazione del Papa, perché il prefetto del Santo Uffizio era il Papa. Fu Paolo VI nel 67 che fece una delle sue riforme. Il prefetto del Santo Uffizio non è più il Papa, è il cardinale che una volta era il pro-prefetto. E quindi anche lì si cercava di sminuire la figura del papa e l'importanza del santo ufficio. Quindi ecco che questi quattro cardinali moderatori hanno eh, non solo moderato, ma rivoluzionato il concilio. Interve intervento di una donna al concilio, Don Cuzio. San Paolo dice femmine in Ecclesia Tacinant. Questi invece le facevano parlare. Non so chi abbia parlato, se Adriana Zarri, che ha scritto un famoso libro, Dio e donna, poveretta, era totalmente usa. Dio è puro spirito, non è né uomo né donna. È, è, proprio, è tutto una serie di atti in rottura impressionante. Eh? È una specie di serial killer. E vede tutti gli elementi portanti della chiesa i gangli vitali e uno dopo l'altro li abbatte tutti quanti il diabete è una malattia ma hanno detto che attacca il cuore le reni il fegato il cervello gli occhi gli organi vitali e così si può dire che il posto concilio è stato il diabete inoculato nelle vene della chiesa però la chiesa è divina e resiste anche al diabete. Altro punto, Don Curzio, insomma che eh, è in perfetta sintonia con quanto detto fino adesso, viaggio in Israele e contatti col Gran Rabbino. Similia con Similibus, lui ha messo anche le FOD, lì ci furono però molte, io allora facevo l'università e apparve la foto sul tempo, ci furono molti cardinali che protestarono perché le FOD è il pettorale, come il, il vescovo porta la croce, il grande sacerdote portava questa pietra divisa in dodici piccole pietre, le dodici tribù di Israele. E, e, insomma, ora allora tu sei il vicario di Cristo o sei il successore di Caifa? È quello che lascia più che perplesso. In Israele vi andò una cosa positiva che non volle andare allo Yad Vashem. Quindi fu più corretto lui di tanti politici italiani tipo Giorgia Giorgio eccetera eccetera. eccetera. Lui ebbe questo coraggio e mentre Giovanni XXIII non mosse un dito per difendere Pio XII dalle accuse di quelli che erano stati aiutati da lui, che lo avevano ringraziato quando lui era ancora vivente e una volta morto lo hanno rinciato, Paolo VI ha fatto pubblicare, a cura di Gesuiti Graham e Padre Ble, che è stato l'ultimo che poi è morto, i dodici volumi di documenti, i rapporti tra la, la Chiesa e nella seconda guerra mondiale, in cui si vede tutti gli atti posti da Pio XII in difesa di tutti perseguitati non solo degli ebrei non ci sono solo gli ebrei al mondo c'è posto per tutti per fortuna prossimo punto don curzio abbracci di atenagora con revoca della scomunica atenagora è stato sepolto secondo il rito massonico ecco chi è atenagora don curzio era il capo della chiesa ortodossa greca era massone I e... Poi il grave, la revoca della scomunica, <ride> come se la scomunica che gli ortodossi hanno data ai cattolici fosse valida. Ora gli ortodossi si sono staccati dalla Chiesa perché, per il filioque, perché non ammettono soprattutto il primato di giurisdizione del Papa. Il Papa ha solo e soltanto un primato di onore, non di giurisdizione. E questo è un dogma di fede, è contenuto nella scrittura, è chiarissimo: tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. I padri della chiesa, dai padri apostolici sino all'ultimo padre, Beda, lo interpretano in quel senso là, non ce n'è uno che dica il contrario. E il magistero della chiesa, fino a Pio XII, è chiarissimo. E accettare che. Atenagora tolga la scomunica alla Chiesa Cattolica è davvero è il topo che grida viva il gatto non, non si capisce Intervento contro il Cetus internazionalis Patrum ma appoggio ai cardinali liberali Allora, mentre all'inizio quando ci fu questa i quattro moderatori di fronte al golpe di Giovanni XXIII i i cattolici, i cardinali, i vescovi, rimasero spiazzati. All'inizio il fatto che il Papa appoggiasse questi li lasciò come se avessero preso un gancio in pieno stomaco. Barcollarono. Poi si organizzarono e allora fondarono questo Cetus Internationalis, composto da 450 vescovi agguerritissimi, non bisogna dirlo quando dicono che i tradizionalisti non hanno reagito al concilio che i progressisti erano molto meglio organizzati questo non è vero perché a partire dal 63 c'è stato il contrattacco di 450 come grossomodo grosso modo alle Termopili i vescovi cattolici contro i 2000 progressisti e allora questi 450 vescovi furono davvero, per esempio, il Cardinal Larraona, un claretiano, scrisse una lettera a Paolo VI dicendo che la collegialità, come era presentata dal Vaticano II, era contraria alla fede cattolica, a ciò che stava nella scrittura e nella tradizione e nel Magistero costante. Tradizionale a Chiesa per cui, se lui Paolo VI avesse fatto passare una tale dottrina sarebbe stato prossimo all'eresia, quindi lo accusò. Guarda, se lo fai, sei prossimo all'eresia. Paolo VI capì benissimo, gli rispose con una lettera altrettanto dura, dicendo: ma forse lei si arroga il potere di giudicare il papa lei pensa di essere superiore al Paolo. allora quando gli faceva comodo il Papa era superiore ai vescovi e collegialità come bergoglio collegialità sinodalità però se un vescovo prova a dire ma io ho la mia opinione allora, lì gli taglia la testa e così Paolo VI però si arrivò a quello fu il momento in cui poteva saltare il concilio, lo spiega Congar nel suo libro Diario del concilio. Chi ha salvato la situazione, dice lui, fu il giovane teologo Josef Ratzinger, perché mentre gli ultraprogressisti runner, Schillebecks, volevano che Paolo VI forzasse e andasse in direzione diametralmente opposta alla dottrina cattolica, quindi che si scontrasse con la Raona e il Cetus, e quindi in un certo senso affermasse troppo presto la rottura tra concilio e tradizione. Ratzinger disse: Ma no, non facciamoci problemi, perché la nota esplicativa previa, che dette fastidio. È uscita sull'osservatorio romano, non fa parte del concilio, non ha valore di atto magisteriale. Per cui noi non diciamo nulla, tra qualche mese se ne saranno scordati tutti. Se qualcuno se ne ricorda, noi gli diciamo: Ma non sta nei decreti. Fammi vedere in quale decreto del concilio si trova questa nota esplicativa previa, che non ha nessun valore magisteriale altrimenti rischiamo di far saltare il concilio e lì il concilio stava davvero per saltare. Perché Paolo VI, questo l'ha scritto con gar e lo riconosce anche Alberigo, di fronte a questa alternativa molto probabilmente avrebbe chiuso il concilio a quel momento e comunque purtroppo le cose sono andate diversamente. Purtroppo. Prossimo. Consegna dell'anello papale a Ramsey, a San Paolo fuori le mura. Ramsey, laico, massone ed eretico. Benedizione data col Papa a tutto il clero presente, cardinali, vescovi, sacerdoti, eccetera. Anche qui l'anello papale rappresenta il potere che ha il Papa. Se io lo do a Ramsey, che era, mi sembra, un vescovo cosiddetto. Mi sembra che fosse un vescovo eh, anglicano e Leone XIII aveva definito dogmaticamente, infallibilmente, che le ordinazioni anglicane erano invalide. Allora, quindi, questo Ramsi, gli anglicani dicevano che era vescovo, ma per i cattolici era un pio laico. A me era un concesso che fosse vescovo, era un vescovo che si era scisso da Roma, che si era scisso perché non riconosceva il primato del Papa, che faceva parte di una religione che ha martirizzato tanti cattolici romani. Se dei laici e un sacerdote erano sorpresi a celebrare messa, ad assistere alla messa in una casa privata, venivano uccisi ma in maniera terribile. Con... Torture davvero che fanno paura. Sotto e Elisabetta, parte... prima c'erano i cacciatori di preti che si infiltravano per andarli a prendere. Eh sì. Adesso ci sono i cacciatori di preti che vanno in cerca di preti buoni per avere uno che gli dica la messa. Ecco. Erano molto, molto pochi, prima invece c'erano quelli che li cacciavano per denunciarli e farli ammazzare. Ramsi è. Era arcivescovo di Canterbury, la massima carica anglicana. Sì, il Papa degli Anglicani, però era un laico, de fatto. Ma lui, agli occhi del mondo, era un arcivescovo, si vestiva da arcivescovo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi il Papa dà la benedizione assieme a questo Ramsey, che era un più laico, ai cardinali vescovi e sacerdoti, anche lì, insomma. In pratica, qui sconfessò col, col fatto la dottrina dogmatica di Leone XIII che affermava infallibilmente la invalidità delle ordinazioni sacerdotali e episcopali degli anglicani, i quali quindi sono senza sacerdozio visita a Bogotà per sostenere le rivendicazioni dei camperinos e indirettamente dei guerrieros. E eh lui era molto è un democristiano di sinistra. Suo fratello il senatore Montini democristiano ha fatto la guerra civile in Spagna con i rossi. Questa mentalità democristiana laicista progressista molto molto di sinistra lo ha influenzato enormemente e mentre Giovanni Paolo II in un certo senso ha cercato di stoppare questo fenomeno della teologia della liberazione e in parte ci è anche riuscito e Paolo VI invece l'ha completamente favorita perché a quei tempi poi la teologia della liberazione era davvero una, una novità, qualche cosa che lasciava esterrefatti visita alle Filippine per arrivare a Hong Kong dove si doveva pronunciare un discorso a favore dei comunisti, discorso poi proibito dal governatore di Hong Kong. Nella solita mentalità filocomunista, quindi lui vuole da Hong Kong fare un discorso filocomunista, aperturista, aperto al comunismo, quindi non solo si rifiuta di condannare, ma apre come quando Giovanni XXIII ricevette il genero di Khrushchev poco prima delle elezioni. Il Partito Comunista raddoppiò i voti, da un milione e mezzo arrivò a tre milioni di voti, perché la gente diceva che il Papa ha ricevuto il genero di Khrushchev, il comunismo non è più scomunicato, si può votare comunista, il Papa con quel fatto, con quell'esempio, fa capire questo e in effetti era così decreto per i matrimoni misti senza clausole per il battesimo cattolico dei figli a norma del diritto canonico se un cattolico sposa una protestante o una ortodossa deve avere la dispensa dal vescovo e poi la parte a cattolica deve impegnarsi per iscritto a non violare la fede della parte cattolica e a concedere il battesimo e l'educazione cattolica della prole. Ora, con Paolo VI, purtroppo, questa clausola, battesimo cattolico dei figli, educazione cattolica della prole, non sussiste più. Quindi ci si sposa e poi i figli saranno educati come vorranno. I genitori o loro stessi. Oppure come si fa adesso? Si fa, si fa decidere i figli a 18 anni, però una volta che si va a 18 anni a scuola pubblica, voglio dire, non è che siano le idee. Anzi, forse le idee chiare si, si hanno, ecco, però dalla parte magari eh, sbagliata. Eh, sì, purtroppo sì. Nomina di una commissione per la pillola, ovviamente anticoncezionale, con due anni di tempo per decidere. Già al Consiglio si discusse sulla pillola e Suenens era uno dei più scatenati difensori della pillola il cardinale Taviani, che aveva un carattere molto focoso disse che se la mamma di Suenens avesse utilizzato la pillola avrebbe fatto peccato ma non avrebbe fatto un soldo di danno così non avremmo avuto quella piaga che è stato Suenens il fatto grave è che lui abbia nominato una commissione per decidere quello che era evidente, come se io a scuola il preside nomina una commissione di professori di matematica i quali debbono stabilire se 2 più 2 fa 4. Che era stata innanzitutto è, è la morale cattolica, il catechismo. Poi l'enciclica di Pio XI, la Casti Nubi, che si è pronunciata in maniera, secondo i teologi, infallibile riguardo alla contraccezione perché cita la scrittura e la tradizione e il magistero precedente e costante e quindi obbliga i fedeli a credere ciò che è insegnato e queste sono le condizioni per l'infallibilità dell'insegnamento della Chiesa. Qui purtroppo questa commissione poi quando uscì eh, umane vivite», e Oramai la gente già utilizzava la pillola per cui chiuse la stalla quando i buoi erano scappati. Decreto sull'ospitalità sull eucaristica per permettere a dei protestanti di ricevere l'Eucarestia. Protestante non può ricevere l'Eucarestia. Allora, per esempio, io, cattolico, sto morendo. Sto in una terra in Russia di ortodossi e mi devo confessare. Posso chiedere a un popolo ortodosso di confessarmi e di darmi l'estremunzione. Non posso chiedere l'Eucaristia, ma questi due sacramenti che sono indispensabili per salvarmi l'anima, li posso chiedere. Non devo chiederli, non sono obbligato, ma li posso chiedere. Ora, il protestante, io però, se è protestante, non gli posso dare la soluzione. Non gli posso dare l'estremunzione anche perché non ci crede. E se si converte allora sì, ma se lui resta protestante non gli posso dare questi sacramenti, tantomeno l'Eucaristia che è negata. Se c'è un sacramento che è negato dai protestanti, li negano tutti quanti. Ma l'Eucaristia proprio lì è stato il, il sacramento, proprio il sacramento dei sacramenti, odiato e negato dai, dai protestanti. Come si fa a dare a un protestante che nega la presenza reale di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino il corpo? Significa non credere alla presenza reale. Di fatto loro danno la comunione sulle mani, i frammenti cadono per terra. Che significa, de fatto, non credono alla presenza reale. E se do la comunione a un protestante, eh, praticamente non credo alla presenza reale. Altrimenti non gliela darei. Don Curzio, qui viene da fare una piccola parentesi, se contro il fatto non vale nessun argomento, eh, mh, con tutti i miracoli eucaristici che ci sono nel mondo, se non sbaglio più di 140, ecco, eh, non, non c'è teologo che, 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 possa, ecco, che possa negarlo. Sono stato qualche giorno fa a Lanciano, ecco, è, è ancora là, da 1200 anni, eh, si ah. può vedere, quindi... Però non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Eh. Non so quale padre disse che se Gesù fosse sceso dalla croce, l'avrebbero ricrocifisso un'altra volta. Ecco, questa forse spiega bene eh. che cosa passa per la mente di queste persone. Andando avanti, Segretari segretariato per l'unità con dichiarazioni filo luterane. L'unità dei cristiani. La Chiesa è una, io credo la Chiesa è una. Allora, quelli che stanno fuori dalla Chiesa non hanno diviso la Chiesa, sono loro che sono usciti dalla Chiesa. Non è che la Chiesa non sia più una perché Lutero ne è uscito. La Chiesa è ancora una. È una perché ha una sola fede, ha i sacramenti, ha la gerarchia, ha un solo Papa. E quindi è una contraddizione nei termini. E parlare di segretariato per l'unità come se l'unità non sussistesse e questa è una nota della chiesa allora quando io nel credo recito credo la chiesa una santa cattolica apostolica e qual è è quella romana e anche lì subsistiti qual è la chiesa di Gesù Cristo Piodo XII nella Mistici corporis ha detto è la chiesa romana Vaticano II sussiste nella chiesa romana, per dire, sta nella chiesa romana e anche nelle altre chiese. Ecco quindi questi fatti che derivano da certe idee eretiche. Beh, sul il punto dopo è segretariato per i non cristiani, addirittura. Ah, quello di Bea. Bea è... ha fatto un male enorme. Monsignore Febre ci diceva che aveva una vitalità che faceva impressione. lui Piccolo storto magro, prendeva l'aereo, andava già anziano, andava a New York, poi ritornava, assisteva al concilio, prendeva la parola. Era davvero. Eh, aveva un'energia non naturalmente spiegabile. E fermiamoci qua. E fermiamoci qui. I prossimi tre punti: soppressione delle, delle feste di precetto, soppressione del digiuno eucaristico, soppressione dell'astinenza. Allora, alcune feste di precetto sono state tolte da Paolo VI, per esempio, l'ascensione non è più di precetto, voleva farlo anche con l'epifania, poi rientrò. Come il digiuno eucaristico, con Pio XII bisognava. A digiuno da almeno tre ore, e meglio da mezzanotte, ma almeno tre ore, quindi si poteva dire anche la messa vespertina nel pomeriggio. Paolo VI l'ha ridotto a un'ora soltanto, e l'astinenza il venerdì non c'è più il precetto ecclesiastico dell'astinenza dalle carni. Però il venerdì di Quaresima questo precetto è rimasto? La maggior parte della gente non lo sa. e Nessuno lo osserva più. Ma il precetto di per sé ci sarebbe. Autorizzazione delle messe del sabato, del sabato valevoli per la domenica. Allora, perché Gesù è risolto la domenica: i cristiani eh, fanno festa la domenica, gli ebrei il sabato, perché il Dio si è riposato il sabato. E la Chiesa, per distinguersi dalla sinagoga, ha spostato poi la, la festa di precetto dal sabato alla domenica. Se io metto proprio come principio il sabato, il sabato sera posso già assolvere al precetto come se Gesù fosse risorto di sabato, invece risorto la domenica mattina. E è sempre questa, questa mentalità giudaizzante che vorrebbe un ritorno all'antico testamento può succedere per esempio un medico che la domenica deve stare in ospedale o un operaio che sta agli alti forni e deve lavorare anche la domenica va poi a messa il primo giorno libero che ha che sia il lunedì il sabato e santifica il Signore andando a messa quel giorno lì ma dire voi potete andare a messa il sabato e poi la domenica ve ne andate a sciare o al mare no, proprio no autorizzazione alla cremazione ecco qui Don Curzio, qualche tempo fa abbiamo fatto una un video, un, un episodio con, con Elia Bianchini Braglia parlando di Ernesto Nathan e del... Um, della decisione con cui i massoni hanno spinto per la cremazione. Ecco, come insomma, noi, magari pensiamo che sia, ecco, una pratica che insomma, è stata introdotta, magari anche da questa, come dire, una teoria New Age, ecco, della, ma anche teorie panteiste. Ecco, invece no, qui c'è proprio un fondo massonico preciso. La negazione del dogma della risurrezione dei corpi, come se Dio. Cioè, il corpo nostro diventa cenere. Dio è onnipotente, dalla cenere fa risuscitare e riforma un corpo. Quindi anche se lo cremo, poi il corpo, il tempio dello Spirito Santo, un insieme di cose, è una sciocchezza perché Dio è onnipotente e anche un corpo cremato poi lui lo, lo riporta a diventare un corpo umano. Però c'è proprio questo quest odio per il dogma dalle, della risurrezione dei corpi. E che viene dalla massoneria, da questa mentalità massonica, e Paolo VI ha dato la, il permesso e oggi è diventata la pratica predominante. Io ho un amico che lavora al cimitero e dice che la maggior parte delle persone si fanno cremare, poi prendono il vaso delle ceneri o se lo portano a casa o lo spargono al mare o non so dove. È eh, la maggior parte, ormai è l'80%. Ora, eh, questi prossimi due o tre punti, ecco, li possiamo forse mettere insieme, veramente anche quello successivo, però quello successivo vorrei fare una riflessione un po' più approfondita con lei. Con celebrazione di pastori anglicani in Vaticano, benedizione dei pentacostisti danzanti e urlanti in San Pietro bacio ai piedi dell'ortodossia. Ecco, noi abbiamo avuto la paciamamma quindi voglio dire, eh, forse abbiamo anche superato tutto ciò, però ecco, all'epoca questo forse era insomma, è stato grande scandalo. E eh sì, questi i pentecostali che oggi sono diventati il professor Manetti ha fatto un bel una bella videoconferenza su questi movimenti pentecostali eccetera eccetera. E è proprio è il sentimentalismo, sentimento religioso, che è uno dei pilastri fondanti del modernismo. Padre Fabro ci ha scritto un bellarticolo sull'Enciclopedia Cattolica e purtroppo si sono aperte le porte anche a questi movimenti: poi Comunione e Liberazione, i, i neocaticomenali, il rinnovamento dello spirito, che, come che danzano con i tamburelli dentro San Pietro, ma non è ancora paciamama. Ma è, è la strada aperta al paciamama. Prossimo punto, eh, che si può, mh, insomma, è, è, ecco, è triste, consegna ai musulmani della bandiera di Lepanto. Boh. <ride> non si sa se ridere o piangere. Lì, quei poveri soldati che da una parte e dall'altra. cioè, quanta fatica è costata eh. per mettere insieme l'armata, le, insomma l'esercito, le, le, le navi per andare a, a combattere all'Epanto e poi la diamo via così. E poi, se avessero vinto gli altri, noi saremmo musulmani, quindi è. Eh che poi non era uno stupido, no? assolutamente no, una persona molto intelligente, molto furba. Quindi tutto quello che ha fatto è stato fatto secondo un piano ben preordinato e ben studiato, che va in questa direzione. Eh? Quindi quello che noi viviamo oggi con Francesco non è iniziato con Francesco, è iniziato con Giovanni, con Paolo VI, con Giovanni Paolo II. Assisi, ah, sì, sì. fratelli maggiori nella fede di Abramo. Ecco. Se avessimo un davvero Paolo VI al posto di Francesco oggi forse farebbe, pensa che farebbe anche peggio, sì, perché come ha spiegato Francesco, ho detto, non è che io vado più veloce di Giovanni XXIII, e che motor si infine veloce. Io arrivo 60 anni dopo. Quindi una pietra lanciata da una montagna più scende giù più va veloce. Io oramai sono arrivato quasi al termine. All'inizio la pietra andava più lentamente, non perché Giovanni XXIII la fermasse, ma perché non aveva la forza per correre a mille all'ora. Adesso invece questa forza ce l'ha per la natura delle cose. E così se Paolo VI... Pontificasse oggi farebbe né più né meno quello che fa Francesco. Ultimo punto, consegna della testa di San Giacomo agli ortodossi. E anche qui, un apostolo, vescovo di Gerusalemme, se lo dai agli ortodossi, riconosci in un certo senso che L'apostolicità della Chiesa ce l'hanno anche gli ortodossi, mentre ce l'hanno solo materiale, non formale, perché l'Apostolo Giacomo era sottomesso al capo della Chiesa all'Apostolo Pietro, l'ortodosso no. E quindi io non posso dare la testa di San Giacomo a un ortodosso il quale nega che la testa, il capo della Chiesa sia Pietro e non l'Episcopato ha un valore teologico e simbolico molto grave e molto grande. Ecco, Don Curzio, questi sono i fatti che eh, Monsignor Lefebvre ha elencato, e questo libro risale al 1977, ovviamente andando avanti noi abbiamo visto molto di peggio, oddio, molto di peggio no, perché qui siamo già a un buon livello, però ecco, eh, sicuramente alcuni eventi, eh, insomma... La Chamama l'abbiamo già menzionato, Assisi, eh, il trattato di Abu Dhabi. Insomma, sono state tante cose che eh, insomma, eh, insomma sono state già trattate in altri, in, altri, in altri video e anche molto più approfonditamente. Ovviamente oggi volevamo dare una visione d'insieme di quello che è stato il concilio e il l'immediato eh, post-concilio, quello che ha fatto Paolo VI che poi, come giustamente eh, fatto notare, è stato semplicemente ripreso e portato avanti dai papi successivi. Don Curzio, per oggi io mi fermerei, eh, anche perché insomma siamo già a, eh, quasi a un'ora di video, e eh, le chiedo magari per la prossima volta di andare ad analizzare quelle che sono state tutte le riforme che eh, Monsignor Lefebvre elenca brevemente. Ovviamente la riforma liturgica, la prima grande riforma che tutti noi oggi ovviamente conosciamo la riforma dei seminari, altra grande eh, riforma che ha devastato eh, la Chiesa cattolica, eh, la democratizzazione delle istituzioni, riforma della curia, riforma delle nomine dei vescovi, revisione e riammodernamento di tutte le costituzioni delle società religiose. Ecco qui c'è materiale forse per un video per ogni punto. Cercheremo anche qua la prossima volta eh, insomma con, con il suo aiuto di, di cercare di fare una disamina ecco eh, pa una panoramica ecco di tutti questi eventi per quanto possibile breve. Don Curzio la ringrazio tanto per il suo tempo come sempre Niente, te. tante belle cose ciao cari amici di Cronac di Cielo e Terra anche per oggi è tutto vi ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio